Ci sgomenta un pochino, per la verità, perché ci chiediamo, per 17 anni è stato un po' occultato, 17 anni fa quando è stata fatta la prima, anzi due perizie, che cosa è stato cercato, come sono state condotte queste indagini? Insomma, le persone che hanno condotto, che hanno fatto le perizie erano abbastanza competenti, cercavano quello che dovevano cercare o c'è stata superficialità, io voglio dire, altro, però comunque molta superficialità sicuramente. Comunque noi abbiamo sempre la speranza che la giustizia venga avanti e anche dopo 17 anni siamo qui ancora a insistere e speriamo che insomma, ci sostengano un po' la collettività, anche Legambiente, per fare luce su questa triste, tristissima vicenda. L'idea che mi sono fatta è quella che si sono fatti tutti, che era impossibile, cioè lui non è morto di morte naturale, è chiaro, però non è neanche facile poterlo dimostrare. E qui sta la difficoltà. E, insomma, a livello di Stato, di istituzioni, forse qualche responsabilità c'è. E la cosa tragica è che lo Stato deve indagare al suo interno, credo. Questo è un po' difficile. E comunque noi siamo qui come cittadini, insomma in nome non solo di chi non c'è più, ma anche in nome di tutta la collettività civile, vogliamo giustizia, verità, anche dopo tanti anni.